Cari amici della Pallamano, un saluto dalla Gasteinerhalle di Bolzano. I padroni di casa dell'SSV Bozen ospitano la capolista, la Junior Fasano. Una partita che negli ultimi anni ha visto protagoniste queste due squadre. Si sono spartiti negli ultimi 10 anni tutti i titoli tra campionati e Coppa Italia. Ora il Fasano si trova in testa alla classifica, il Bolzano molto ridimensionato, lotta per un posto ai play-off. Bolzano che arriva a questo incontro dopo la sonora batosta sabato scorso nel derby contro il Merano, dove però poi dopo si è riscattato mercoledì contro il Bressano, una vittoria convincente per i biancorossi. Vediamo oggi quale versione del Bolzano sarà in campo, se la versione vista nel derby contro Merano o la versione vista nel derby regionale contro il Bressano. Da segnalare ancora l'assenza di Dejan Turković, ma sembra essere tutto pronto, le squadre sono già schierate sul terreno di gioco. Si attende solo il fischio dell'arbitro, eccolo che arriva, partiti. Bolzano in consueta maglia bianco-rossa, Fasano in maglia blu, pantaloncini bianchi. Bolzano che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Sentiamo subito il pubblico di casa, prova a far sentire il suo supporto a propri beniamini. Bolzano avrà bisogno anche dei suoi tifosi, per la verità non tantissimi oggi alla Gasteinerhalle. Intanto vediamo Ladakis fermato molto bene dalla difesa del Fasano. Cantore intanto e Fovio risponde presente. Fovio, grande ex della partita, ha vinto tutto con la maglia del Bolzano. Intanto Jarstam, un tiro non da lui, palla che sibila fuori. Pasini intanto, Ladakis trova l'angolo e apre le marcature. Ladakis, senza Dejan Turković, Ladakis è chiamato a prendersi più responsabilità, deve andare alla conclusione molto più spesso il forte giocatore greco. Messina, ancora il capitano Messina, Jarstam, palleggi di Jarstam, torna da Sperti, palla buttata via da Carlo Sperti, Ladakis su Pasini in velocità e Fovio va a parare la conclusione di Pasini, e questa chance il Bolzano non può lasciarle perdere, perché se sbaglia dall'altra parte può essere... Attenzione intanto nel tentativo di parare la palla scavigliata per Pedro Hermones, che si rialza zoppicante. Ora deve tornare, deve lasciare il campo Pedro Hermones, e questa non è una bella notizia per il Bolzano. La più classica delle scavigliate per il portiere brasiliano. Speriamo che non sia nulla di grave. Ora vediamo che la massaggiatrice prova subito a fasciare la caviglia di Pedro Hermones. Intanto il gioco è ripreso con Ladakis che si libera sui 6 metri, fermato da Notarangelo. Si riprenderà con 9 metri. Cantore, Gaeta. Ancora Cantore. Intanto c'è un'ammonizione per Franceschetti. Chiama lo schema Cantore, Gaeta, Ladakis. Ancora Ladakis. Si alza Ladakis. E Fovio con la sua terza parata.
Se c'è un giocatore che non deve entrare in partita per il Bolzano è Vito Fovio. Intanto dall'altra parte Angiolini prova uno dei suoi uno contro uno. Chiama la distanza, tiratrice di gara. Notta Arangelo, Angiolini, si ritorna a Arangelo, Jalstam. Prova a cambiare il ritmo Angiolini. Scarica per Notta Arangelo, intercetta molto bene Pasini, che prova a lanciarsi in seconda fase. Non si intende con il compagno e sfuma un'occasione in seconda fase. Prova a spiegarsi Pasini con Gaeta, voleva un incrocio, non si sono capiti i due. Cade a terra Glilic e due minuti per Bearevic. C'è stato un intervento lontano dalla palla. Un contatto sulla linea dei 6 metri, direttrice di gara non ha avuto dubbi, ha alzato le due dita, quindi due minuti di penalità per Zeko Bearevic e prima superiorità per il Bolzano, che prova a sfruttarla con Gilic, difesa in aria, tiro dai 7 metri, esulta il pivot bolzanino. La linea si presenta Cantore contro Fovio, una finta e palla in rete, Bolzano 2 Fasano 0 quando siamo arrivati al sesto minuto del primo tempo. Notta Arangelo, Jalsta, Angiolini. Si ritorna da Jalstam, ovviamente il Fasano ora giocherà anche col cronometro, lascerà trascorrere qualche secondo prima di andare alla conclusione. E poi Jalstam, chi se non lui, si incarica la squadra sulle spalle e va a siglare la prima rete per la Junior Fasano. Gaeta, Ladakis, ancora per Gaeta. Cantore, non un grande attacco del Bolzano, tutto chiuso, non riesce a trovare la via del gol il Bolzano, anzi sta faticando molto, si alza anche il braccio del passivo, scarico per Pasini e palla buttata via, superiorità numerica giocata malissimo dai biancorossi. E ora anche il Fasano è di nuovo in 7 giocatori. Dunque hanno superato l'inferiorità numerica indenni gli ospiti della Junior Fasano. Jalstam, fermato Ladakis, ha anticipato Carlo Sperti. Franceschetti rimette la palla in gioco. Angiolini, che gol di Angiolini, si è alzato in cielo, questo è un gran gol, pareggio 2-2, tanto una buona notizia per il Bolzano, ritorna tra i pali Pedro Hermones con la caviglia fasciata, il portiere brasiliano ritorna tra i pali accolto da un boato della Gasteiner Halle. Gaeta, altro pallone perso, si lotta sui 6 metri, Ligic è bravo a recuperare il pallone e a consegnare di fatto una seconda chance al Bolzano. Gaeta per Cantore e tiro dai 7 metri,
e 2 minuti per Sperti, se non abbiamo visto male. Protesta Cantore, voleva qualcosa di più di un 2 minuti, ma non ci è sembrata esserci cattiveria. Intervento sicuramente scomposto, ma non cattivo quello di Carlo Sperti. Dunque, altro tiro dai 7 metri per il Bolzano e altra penalità per la Junior Fasano. Da linea di 7 metri si ripresenta Cantore e questa volta Fovio lo ipnotizza. E questi sono i momenti di Vito Fovio, i momenti di tensione, lui è lui a riportare la calma ai suoi giocatori. È uno dei segreti di questa Junior Fasano, che sta facendo un grandissimo campionato. Intanto è entrato in partita anche il neoacquisto Riccardo Stabellini. Tanto Angiolini di nuovo dalla distanza e di nuovo sotto il 7. Junior Fasano in vantaggio. Ma difesa troppo passiva del Bolzano. Si lamenta anche Mario Sporci, ci vuole più aggressività da parte della sua difesa. Gaeta con un tiro senza pretese riesce a trovare il massimo, cioè un angolo. Ladakis, Gaeta, Cantore, Pasini dall'angolo, Pasini, pallonetto e palla che trova solo l'esterno del palo e scorre via. Dunque altra superiorità numerica non sfruttata da parte del Bolzano, che d'altronde se non ne approfitta su queste occasioni è difficile competere contro la capolista. Ancora da pochi secondi e poi la Junior Fasano sarà di nuovo al completo. Bjarstam, Angiolini, Stabellini, Stabellini uno contro uno e si presenta così in partita Riccardo Stabellini. E se c'è una cosa che Riccardo Stabellini sa fare è gol. Un giocatore che ha tanti gol nelle mani. Dopo la parentesi spagnola ha deciso di ritornare in Italia e l'ha fatto in grande stile con la Junior Fasano. Gaeta intanto fermato molto bene da Angiolini. E ora il Bolzano ha bisogno di muovere il tabellino. Cantore, Ladakis, Gaeta, Gaeta. Gaeta non trova lo scarico, trova invece Vito Fovio. Angiolini che continua a martellare, stavolta in contropiede, palla di nuovo sotto il 7 e Fasano che allunga più 3 e Mario Sporcic fa l'unica cosa che può fare e quindi chiama time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Un inizio di partita molto sofferto per i padroni di casa, che per la verità erano partiti bene portandosi a condurre per 2-0 e ora il parziale aperto di 5-0 per la Junior Fasano. Una Junior Fasano che si aggrappa alle parate del suo portierone Vito Fovio e ai gol di Angiolini. Bolzano che non ha saputo sfruttare
per due volte una superiorità numerica. E questo è un problema che si era già visto sabato scorso nel derby contro il Merano. Ovviamente pesa come un macigno l'assenza di Dejan Turković. Il faro, il metronomo, il bomber della squadra. Un'assenza che poi va ad aggiungersi ai lungodecenti Martin Sonerer e Udovičić. Intanto il gioco può riprendere, si era dovuto asciugare anche il campo. Gaeta, Ladakis, ancora Gaeta, scarico per Glilic, si gira molto bene con questa, un altro tiro dai 7 metri. Si presenta Ladakis, vediamo se il giocatore greco farà meglio. Neanche una finta, tiro dritto per dritto, proprio immobile, e Bolzano che accorcia. Jalsta, Angiolini, ancora Jalstam che chiama lo schema, esce Franceschetti, Stabellini, Angiolini, si ritorna da Jalstam, uno contro uno ed ecco il cambio di ritmo, con Angiolini che scarica per Jalstam, è bravo Ladakis a leggere la situazione. Pasini intanto lanciato non in maniera peccabile, ma Pasini risolve una situazione complicata. Va a corsare ulteriormente Bolzano 4, Pasano 5. Angiolini, Stabellini, non si capiscono i due, palla che sfuma. Ora Ladakis cerca un compagno, lo trova in Pasini, ma ormai la seconda fase è sfumata. E dunque ora il Bolzano proverà ad attaccare la difesa schierata. Ladakis. Cantore. Scarico di nuovo per Glilic. E ancora una volta Glilic trova un 7 metri. E questi 7 metri sono preziosissimi per il Bolzano, che sta facendo una fatica enorme a difesa schierata, quindi trovare gol facili dalla linea dei 7 metri molto importante per i biancorossi. Tanto c'è ancora un problema col palchè. È l'Adachi stesso che pulisce il campo. E ora tutto pronto, si ripresenta dalla linea Ladakis. Nuovo Ladakis contro Fovio. Questa volta una finta di Ladakis e questa volta Fovio neutralizza il tiro. Ed è la seconda parata dai 7 metri per Vito Fovio. Un portiere che qui a Bolzano, come dicevamo, lo conoscono molto molto bene. Angiolini, intanto un'altra palla buttata via dal Fasano e Ladakis in contropiede. Ladakis e ancora una volta Fovio, e ancora una volta Fovio a dire di no. E questa volta è Ancona che chiama time out, dunque time out per la Unio Fasano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia.
come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Arrabbiatissimo Francesco Ancona in panchina. Ora erano state 4 le palle perse negli ultimi 4 attacchi dalla Union Fasano. Francesco Ancona ha chiamato giustamente time out e ha richiamato all'ordine i suoi ragazzi, che sono sì in vantaggio, ma se sono in vantaggio lo devono a Vito Forvio, autore di 8 parate quando siamo a metà del primo tempo. 8 parate decisive per il portierone pugliese. E ora vediamo che attacco ha disegnato Francesco Ancona. Angiolini, Jalstam, si ritorna da Angiolini, Stabellini, scarico per Franceschetti e sfondamento fischiato al pivot pugliese. E dunque Bolzano ora che ha la chance di pareggiare. Pasini per Mattà dall'angolo e Fobio con la sua 9ª parata. Tanto dall'altra parte Hermones fa vedere che anche lui c'è, neutralizzando il tiro di Pugliese. Si rialza zoppicando Pedro Hermones, ma la parata è stata di un livello altissimo. Cantore, Ladakis, si ritorna da Glilic e sfondamento anche da questa parte e risultato che rimane inchiodato sul 4-5. Pugliese, Stabellini, Pugliese di nuovo e ancora una volta Hermones, e ora salgono in tono i portieri. Fobio chiama, Pedro Hermones risponde. Hermones prova anche a scuotere la tifoseria. È una scossa che ha bisogno tutto il Bolzano, ma ora oltre alle parate del suo portiere ha bisogno di qualche gol davanti. Cantore invece in frazione di passi. Palla per Franceschetti che la controlla con difficoltà. Hermones ancora. Non giocato nei migliori dei modi da Franceschetti. Tanti errori da una parte e dall'altra, una partita non di livello altissimo, dobbiamo dirlo. Entrambe le squadre stanno sbagliando tantissimo. Ed eccolo qua, si presenta la partita. Felipe Gaeta ha impiegato 17 minuti a sbloccarsi. E questa è una buona notizia per il Bolzano, che ha tanto bisogno dei gol del suo terzino. E intanto il Fasano continua a buttare via palloni. Sono 5 adesso le palle perse banali, non forzate dalla Junior Fasano. Ladakis, Pasini, ancora da Ladakis e Fobio ancora una volta a dire di no con l'aiuto della traversa. Bolzano fortunato che rimane in possesso del pallone. Gaeta, Mizzoni, ancora Gaeta, si alza il braccio del passivo, Bolzano deve andare a conclusione. Cantore litiga col pallone, lo riconquista Gaeta e tiro fuori, ma c'era stata anche un'infrazione fischiata al pivot bolzanino.
E dunque siamo già dall'altra parte con Yalstam Angiolini. Yalstam, scarico per Franceschetti, che conquista un tiro dai 7 metri. Dalla linea ovviamente si presenterà Yalstam. Yalstam contro Hermones. E Yalstam riporta in vantaggio la Junior Fasano. Bolzano che cerca ovviamente di tenere i ritmi bassi della partita, non può contare su tutte le sue abituali rotazioni, quindi cerca di addormentare la partita. Cantore, Matà, Gaeta, Cantore ancora, Ladakis, Gaeta, Gaeta e Gaeta! Il set. Si dispera Vito Fovio, che questi tiri di Gaeta li conosce bene. Era sulla traiettoria Vito Fovio, ma la palla era angolatissima. Franceschetti, Stabellini, Yalstam, Yalstam. Hermones gli dice di no. Intanto dall'altra parte Glinic, rete, Bolzano di nuovo in vantaggio. Esplode il pubblico della Gasteiner Halle. Bolzano si riporta a condurre per 7-6. Stabellini, Angiolini, Yalstam, ancora da Stabellini, uno contro uno di Stabellini, Yalstam, scarico per Sperti, Sperti dall'angolo e pareggio del Fasano con Carlo Sperti. Ladakis, Gaeta, Cantore, Gaeta ancora e cambia l'angolo, non cambia il risultato. Felipe Gaeta è ufficialmente entrato in partita, terza rete per lui. Angiolini, Yalstam, Stabellini decide di ragionarci su. Stabellini, Yalstam, Angiolini, 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 che gol di Angiolini, un giocatore che in questi anni è cresciuto tantissimo, oramai è una certezza del campionato italiano, è un giocatore importante anche per la nazionale. Gaeta intanto, Cantore, Gaeta, Ladakis e Fovio riprende da dove aveva lasciato, decima parata per lui. Angiolini, Stabellini, fondamento di Riccardo Stabellini, contropiede per Pasini, ma gioco che è fermo, bisogna ripetere la battuta e dunque quando mancano 6 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, risultato in perfetta parità, 8 reti Bolzano, 8 reti Fasano. Intanto entra nel match anche Jonas Weicher.
Cantore, Gaeta, Walter, Gaeta ancora, scarico per Gliliz che non riesce a controllare. Cantore, Cantore, e questo è un gran gol di Cantore che riporta in vantaggio i padroni di casa. Angiolini, Angiolini, tutto chiuso, Jalstam, Jalstam, Stabellini sotto mano, e che gol di Stabellini. Dunque 5 minuti alla fine di questo primo tempo, 9-9 il risultato. Bolzano che cerca di arrivare per primo in doppia cifra. Gaeta, Cantore, Walter, Matà, Walter, Gaeta, Cantore, Murato in angolo. Si incarica della battuta a Pasini, si alza il braccio del passivo, Bolzano deve andare a concludere, Cantore, 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 Murato ancora una volta. Pasini, Pasini di fatto diventa un passaggio per Vito Fovio, contropiede Fasano fermato in maniera energica da Valchia. Angiolini, tutto chiuso, Jalstam, ancora Angiolini, Angiolini, un gol a sorpresa, un tiro sul piede d'appoggio preso in contratempo Pedro Hermones che continua a zoppicare vistosamente, ora torna in panchina a farsi medicare. Dunque Fasano che raggiunge per primo la doppia cifra. Vediamo se ora il Bolzano andrà a impattare. Franceschetti con un intervento energico va a fermare Walter. Cantore, Walter, Gaeta, scarico per Mizzoni, Mizzoni si gira e conquista un altro tiro dai 7 metri. E questa volta dalla linea si presenta Felipe Gaeta. Dunque Felipe Gaeta contro Vito Fovio. Due giocatori che si conoscono alla perfezione. E Gaeta sulla traversa recupera il pallone, Fovio gli dice di no. E Vito Fovio continua il suo show personale. Dodicesima parata, se abbiamo contato giusto. Il portiere pugliese. Un primo tempo da incorniciare. Sicuramente il migliore in campo. Jalstam intanto, Angiolini, ancora Jalstam e ancora Angiolini. Hermones addirittura blocca il pallone, non trova un giocatore per scaricarlo, recupera Messina e Messina va a siglare una rete importantissima per il Fasano. Ingenuo in questo frangente il Bolzano che ha di fatto regalato il gol. Ah, il capitano della Junior Fasano. Hermones non ha trovato nessun giocatore a cui scaricare il pallone.
Mizzoni, Gaeta. Mizzoni. Walcher scivola e la palla che scappa via. Siamo già dall'altra parte con Messina, Messina tutto solo, Messina. E tiro dai 7 metri, difesa in aria di Felipe Gaeta. È andato dritto per dritto Flavio Messina, difesa in aria di Felipe Gaeta e tiro dai 7 metri per la Junior Fasano, che ora ha la possibilità addirittura di chiudere il primo tempo a più 3. Jalstam dalla linea dei 7 metri. Jalstam con un tiro morbidissimo sopra la testa di Hermones. Dunque 20 secondi ancora per il Bolzano per rendere meno pesante il passivo. Chiama lo schema Cantore. Devono accelerare la manovra. Mancano solo 8 secondi. 5 secondi per andare alla conclusione. Cantore. Cantore e suona la sirena. Il Bolzano si dimentica di guardare l'orologio e non va a concludere. E dunque questa è la fotografia del primo tempo del Bolzano, che si chiude col risultato di 12-9 in favore degli ospiti della Junior Fasano. A risentirci per il secondo tempo. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà.
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà.
squadre che sono rientrate in campo per questo secondo tempo. Primo tempo che ha visto partire bene i padroni di casa del Bolzano, portarsi subito sul più due, poi c'è stata la reazione della Junior Fasano, guidata dal suo portierone Vito Fovio, 12 parate per il portiere pugliese, tanti errori da una parte e dall'altra, e nel finale un'accelerata dei pugliesi ha portati al più tre, con cui si è chiuso il primo tempo. Dunque si riparte dal 12-9 in favore della Junior Fasano. Ancora qualche secondo, c'è qualche problema ancora col terreno di gioco. Sembra ora tutto sistemato. Si può partire questo secondo tempo. Gli ospiti della Junior Fasano in possesso di palla. Asta. Scarico per Messina. Gaeta intanto prova l'accelerata, trova tutto chiuso. Cantore. Cantore ancora, giro di palla del Bolzano che prova a trovare lo scarico. Scarico per il pivot, legge bene Stabellini che anticipa il giocatore avversario. Prova il tiro Gaeta e Fovio risponde ancora una volta presente. Sotto mano di Angiolini che non trova la porta. Lalakis. Cantore. Ancora per Gaeta che si inventa un gol dei suoi. Un uno contro uno sull'esterno, portiere spiazzato. E dunque Bolzano che trova finalmente la decima marcatura e Fasano che perde un'altra palla sanguinosa. Pasini prova a impostare la seconda fase con Gaeta. Gaeta fermato da Angiolini. Blocco irregolare fischiato al pivot del Bolzano, rimessa in gioco troppo veloce, tutto da rifare. Si incarica della battuta Vito Fovio. Stabellini. Ancora Stabellini. Yalstam. Yalstam, palo interno. E palla che torna in possesso al Bolzano. Che si distende in velocità. Scarico per Mizzoni. Mizzoni litiga con un avversario. Alla peggio Stabellini che rimane a terra. Uno scontro tra i due. E palla che viene assegnata alla Junior Fasano. Sperti. Montarangelo.
Franceschetti. Palla ancora una volta buttata via e recuperata dal Bolzano e lanciata di nuovo via da Mizzoni. Altra ingenuità per la formazione biancorossa. Angelo. Scarico per Messina e tiro dai 7 metri. La battuta Jalstam e palla che sbatte sul palo. Dunque Bolzano graziata da Jalstam. E gioco che prosegue. Bolzano deve assolutamente trovare la via del gol e non in questo modo. Franceschetti è bravo a recuperare la palla e dunque altra palla persa per il Fasano. Palla della Junior con Notarangelo. Angiolini, ancora Angiolini, Notarangelo prova l'uno contro uno, palla che prosegue, scarico e c'è la rete di Angeloni e 2 minuti a Cantore per proteste. Qualche parola di troppa per il numero 22 che continua a protestare anche in panchina. Ovviamente il Bolzano ora non ha bisogno di questo. Dadakis. Gaeta. Ancora Valchia, prova l'uno contro uno su Notarangelo. Tutto chiuso di là, non si passa. Dadakis. Continua il giro di palla di Bolzano e continua la sfida Valchia Notarangelo. Ancora una volta la meglio difensore pugliese. La Dakis prova uno scarico improbabile, palla che finisce a Vito Fovio che lancia subito Sperti. Sperti cerca un compagno, lo trova in Angeloni che va ad allungare ulteriormente. Massimo vantaggio Bolzano più 4, Fasano ovviamente, massimo vantaggio Fasano 14-10 e Mario Sporcic chiama timeout. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Mario Sporcic prova a richiamare all'ordine i suoi ragazzi. La partita non è ancora del tutto andata, ma hanno assolutamente bisogno di una reazione. Abbiamo visto che nel time out anche Dejan Turković ha provato a dare qualche indicazione ai suoi compagni. Dejan Turković presente in panchina, ovviamente non in tenuta da gioco. C'è ancora tutto il tempo per rimettere in piedi questa partita, ma qualcosa deve cambiare, deve cambiare soprattutto in attacco. Solo 10 le reti segnate in 38 minuti dal Bolzano. Intanto attenzione, rimane a terra Bearevic, si tiene il ginocchio, ha avuto la peggio nello scontro con Felipe Gaeta. Speriamo non sia nulla di grave per Zeljko Bearević, ginocchio che è rimasto schiacciato dal peso di Gaeta, si rialza dolorante ma sembra che non sia nulla di grave. Prova a testare il ginocchio ma fortunatamente nulla di così grave. Si scusano i due. E dunque Bearević può riprendere il suo posto in mezzo alla difesa. E Gaeta butta via il pallone, la porta è vuota e Franceschetti non ha problemi a depositare la palla in rete. Porta sguarnita, ma bruttissima palla persa da parte di Felipe Gaeta. Bolzano di nuovo al completo, Ladakis intanto, e Fovio continua il suo show personale. Notarangelo, Franceschetti scarico per Messina, Messina dall'angolo, assegno anche il capitano pugliese, e ora la sbandata del Bolzano diventa importante. Fasano che allunga sul più 6. Cantore. Gaeta. Gaeta, altra palla persa di Gaeta. Franceschetti tutto solo in seconda fase, in contropiede. Tocca ma non può impedire al pallone di entrare in rete. 17esima rete Fasano. Si aggiorna al massimo vantaggio, più 7 Fasano. E altra palla persa da parte del Bolzano, e ora Gaeta sta litigando con la partita. Angiolini tutto solo, pallonetto, e oramai il Fasano è in pieno controllo del match. Mario Sporcic richiama in panchina Felipe Gaeta. Esce Furente, il giocatore bolzanino. Vaglia. Ladakis. Cantore. Pasini dall'angolo. Pasini. È importante dare un segnale a questa partita. Undicesima rete del Bolzano. Che oramai sembra non crederci più. Angeloni. Notarangelo. Angiolini. Notarangelo. Angeloni. Scarico per Angiolini. Angiolini. E va rete annullata.
rete annullata e tiro dai 7 metri. C'era stato un fallo piuttosto evidente da parte di Pasini. Angiolini durante l'esecuzione del tiro era caduto prima di depositare la palla in rete, dunque giusto il tiro dai 7 metri. E rete di Carlo Sperti. Cantore, Valchia, esce il pivot, un giro di palla per portare al tiro Ladakis, rifiuta la conclusione Ladakis, Cantore contro Notarangelo, qualche strattone, ma gioco che può riprendere, Valchia diventa un passaggio per Vito Fovio, rimane a terra Jonas Valchia. Messina intanto dall'altra parte va a depositare la palla in rete. Sempre a terra Jonas Valchia. Ora nervi tesi sulle panchine. Mario Sporcic si lamenta con Flavio Messina che ha proseguito il gioco con il giocatore a terra. Sempre a terra Valchia. E 2 minuti a Mario Sporcic. 2 minuti a Mario Sporcic, reo di aver protestato contro la decisione della coppia arbitrale. Esce purtroppo dal campo zoppicando Jonas Valchia, non ce la fa proprio, anzi viene portato via a braccia da Ladakis. E queste non sono belle immagini, il Bolzano ha bisogno di tutto tranne che di nuovi infortuni. Speriamo che non sia nulla di grave per il giovane terzino bolzanino. Continua a protestare intanto Mario Sporcic. E ora gioco che può finalmente riprendere. Cantore. Solito schema, esce il pivot per portare a conclusione Ladakis, scarico per Cantore. Gaeta Ladakis. Ora gioco bloccato, deve andare a conclusione Ladakis. E si alza così dal nulla Ladakis. Questo è un po' il paradosso di Ladakis, un giocatore che ha una conclusione importante, ma che troppo spesso rifiuta proprio il tiro. Ora è stato sotto passivo, obbligato ad andare alla conclusione, ha trovato un gran gol. Trova un gran gol anche Notarangelo, tutto solo. Intanto sulla panchina del Bolzano si lavora sulla caviglia di Jonas Valchia. Facciamoli piangere! Dunque, scongiurato l'infortunio al ginocchio. Sembra un infortunio alla caviglia per il giovane terzino biancorosso. Intanto Cantore. Cantore passa la palla direttamente ad Angiolini. Angiolini prova ad andare in seconda fase, trova un compagno in Notarangelo, ma rientra bene la difesa biancorossa.
esperti. Angiolini murato dalla Dacchi, spalla che ritorna in possesso al pivot del Fasano Grassi. Fortunato in questo frangente il Fasano, molto bravo Grassi a buttarsi su questa palla vagante, a conquistare un tiro dai 7 metri. Esperti dalla linea, Esperti contro Hermones. Hermones gli dice di no, ma sulla ribattuta Esperti trova la via del gol. E dunque in questo frangente non gira niente per il verso del Bolzano. Quando abbiamo superato la metà del secondo tempo, sono 10 le reti di svantaggio per i padroni di casa. Gaeta, la Dacchis, e queste sono conclusioni che la Dacchis deve prendersi più spesso, e che lui ce li ha questi gol. Troppo spesso rifiuta la conclusione. Intanto Angeloni per Grassi. Grassi, questo è un bel ingresso in campo da parte di Grassi. Azione precedente ha conquistato un tiro ai 7 metri, qui trova la via del gol. Pasini con un sottomano improbabile che non trova la porta. Tarangelo, Stabellini, Angeloni, Stabellini, scarico per Esperti, Esperti dall'angolo, trova la rete, Esperti. E ora sono 11 le reti di vantaggio della Junior Fasano. Bolzano non vede l'ora che finisca questa partita. Cantore, Gaeta, la Dacchis. È svegliato troppo tardi il giocatore greco. Tre reti di fila, ma oramai la partita è scappata. Angeloni, Pugliese, Stabellini, recupera palla Pasini, Ladakis, Ladakis per Gaeta, Felipe Gaeta, Ladakis, Pasini, non c'è spazio, tutto da ricostruire, si è ritornata Gaeta, scarico per il pivot, e Glilic trova un tiro dai 7 metri e trova anche un 2 minuti per Angeloni. Dalla linea questa volta si presenta Pasini. Pasini, e Fovio continua il suo show personale. Dunque anche Pasini si iscrive alla lista dei giocatori che hanno fallito una conclusione dai 7 metri. Sicuramente l'uomo del Metz, Vito Fovio. E ora si svuotano le panchine, un po' di accademia, ha cercato il gol al volo, pallone non controllabile per Carlo Esperti. Pasini intanto dall'altra parte, Murato, Glilic conquista la palla ma non trova la porta. Ora tanta confusione in campo. Pinto,
Stabellini. Iasta. Pugliese. Grassi. Stabellini. Iasta. Stabellini. Ancora da Pugliese, prova a inserirsi Pugliese, trova un tiro dai 7 metri. Dalla linea si ripresenta lo specialista Jalstam. E Jalstam non sbaglia. E ora anche Mario Sporci si alza definitivamente bandiera bianca. Dentro il giovane Rottensteiner tra i pali, il giovane Dijkstra dall'ala. Gaeta intanto butta via un altro pallone con la complicità di Cantore. Allora anche il Fasano decide di abbassare i ritmi. Pinto prova a inserirsi, scarica per Sperti, Pugliese, giro di palla, fermato Stabellini. Campo da asciugare. Mancano ancora 9 minuti alla fine di un match già deciso. Dunque un risultato molto molto importante per la Junior Fasano, che ora potrà solo attendere il risultato dell'altro scontro al vertice tra Coversano e Sassari. Intanto Pasini in contropiede, Pasini, bel gol di Pasini. Dicevamo che ora il suo compito l'ha fatto la Junior Fasano, ora potrà vedere chi tra Coversano e Sassari lascerà qualche punto per strada. Ormai queste tre squadre sembrano... Intanto Rottensteiner para addirittura con la testa. E la Dakis regala il pallone a Bearevic. Stabellini ringrazia e va a siglare la 26esima rete per la Junior Fasano. E ora anche la concentrazione tra le due squadre non c'è più. Lalakis. Cantore. Tiro di Matà senza troppe pretese. Fovio era già lì. Grassi intanto tutto solo sulla linea dei 6 metri, può solo depositare la palla in porta. Oramai ha proprio anche smesso di difendere il Bolzano. Impietrito in panchina Mario Sporcic.
pochi tifosi della Gasteiner Halle provano ancora a incitare i propri ragazzi, ma ormai la partita è più che decisa. La Dachis intanto anche un po' di sfortuna in questo frangente. Pallo interno e palla che non entra. Ma il Bolzano ha un'altra occasione per provare ad andare a concludere. Cantore spiazza Vito Fovio e questa è forse la notizia di questo frangente della partita. E ora Vito Fovio si prende il meritato riposo. Ultimi minuti di gioco tra i pali della Junior Fasano, giocherà Siviglio. Stabellini, Pugliese, ancora Stabellini, para Rothensteiner, Ladakis, Cantore, cerca lo scarico per Matà, tutto chiuso, Cantore, tiro dai 7 metri, difesa in aria di Notarangelo. E ora sarà Nixtiara a incaricarsi del tiro dai 7 metri. Il giovane mancino del Bolzano però non trova la porta. E dunque quinto tiro dai 7 metri sprecato dalla formazione biancorossa. Ancora nel nulla e un altro gran gol, ancora una volta dimenticato completamente il pivot pugliese. Altra palla persa del Bolzano. Il Fasano che ora attacca completamente senza fretta. Ultime battute di questo match che non ha più nulla da chiedere. Ora anche Pinto si iscrive al tabellino con la 29esima rete per la Junior Fasano. Ladakis sotto mano di Ladakis. Pugliese e Rothensteiner sperti, e ancora Rothensteiner con la doppia parata. E ora palla sprecata ancora una volta dal Bolzano. Spreca anche il Fasano, ora tanti errori a destra, tanti errori a sinistra. Pasini in contropiede, mette tutti d'accordo. Quando entriamo negli ultimi due minuti di partita, 29 reti Fasano, 18 Bolzano. E ora si attende solo il fischio dell'arbitro. Stabellini, Grassi ancora, e un'altra gran rete di Grassi.
ottimo controllo e ottimo gol, grande impatto sul match del pivot pugliese. Murato il tiro di Nixer. Ladakis, Cantore, ancora Cantore, ancora Murato. E Ladakis ancora una volta con un gol. Cioè, quando vuole tirare Ladakis va a segnare, ma oramai questi gol servono poco. Ultimi 30 secondi, poi ci sarà il suono della sirena a mandare i giocatori sotto la doccia. Dunque Fasano si conferma in testa alla classifica, Bolzano che ora scivolerà inevitabilmente in classifica, tanto gran gol di Sperti. Vediamo se il Bolzano proverà ancora una conclusione o meno. Pasini dice che può bastare così. Dunque suona la sirena, si conclude con una vittoria della Junior Fasano. Un match che è stato in partita forse per un tempo, poi con l'inizio del secondo tempo il Fasano ha dato l'accelerata decisiva e ha controllato il match senza grossi problemi. E dunque da Bolzano è davvero tutto, vi ricordo il risultato, Fasano batte Bolzano 31-19, un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.